Allora, qui non si tratta di calcolare esplicitamente questa integrale, che altrimenti il problema sarebbe ben più complicato, però quello di capire al variare del parametro A, questo è un parametro A, A appartiene ad R, questo viene specificato nell'esercizio, per quali valori di questo parametro A quella funzione lì è integrabile, cioè l'integrale converge, cioè viene fuori un numero finito, va bene? Allora, che cosa ha di strano questa integrale rispetto ai precedenti che abbiamo fatto integrali finiti? Allora, se noi avessimo una funzione continua definita su un intervallo chiuso AB, facciamo un'integrale, l'integrale converge sempre, va bene? Viene sempre fuori un numero finito, magari il problema è trovare questo numero. Quando invece abbiamo o un'integrale su una semiretta, come in questo caso, e all'interno di questa semiretta, per esempio, ci sono dei punti in cui la funzione non è definita, e in particolare in questi punti in cui la funzione non è definita, magari in intorno di questo punto la funzione diventa arbitrariamente grande, allora l'area sotto la curva ha dei pezzi dove alcuni dei lati, o il lato orizzontale o quello verticale, è infinito, e quindi non è detto che l'area venga fuori finita. Bene. Allora, in questo caso, quindi, quando vi trovate un problema di questo tipo, guardate il dominio della funzione, non guardate solo gli estremi, perché anche all'interno ci potrebbero essere dei problemi. Allora, qui in questo caso il dominio qual è? Allora, che cosa bisogna guardare? Bisogna guardare i dominatori e poi, in questo caso il dominatore, e poi anche c'è una funzione logaritmica. Allora, non bisogna guardare tutto il dominio, basta guardare del dominio com'è rispetto all'intervallo che è stato scelto. Cioè, se a me interessa 0 più infinito, guardo in 0 più infinito se ci sono problemi, non è che discuto il dominio per tutti i valori di R. Allora, qui c'è una divisione per x, quindi x deve essere diverso da 0, quindi vuol dire che vicino a 0 la funzione non è definita, e probabilmente per i valori che daranno più complicazioni, vicino a 0 questa funzione, che comunque è positiva, perché è positiva, qui c'è un quadrato, qui c'è un x alla a, e x è maggiore di 0, qui c'è una differenza, è alla x meno 1, ma quando x è maggiore o uguale di 0 e la x è maggiore o uguale di 1, quindi questa è una funzione tutta positiva, e appunto potrebbe accadere che in 0 questa funzione sia illimitata, eh? E poi altri problemi, beh, diciamo, c'è lo 0 dà anche uno 0 del logaritmo, perché quando mettete qui 0 avete il logaritmo di 1 che fa 0, questo denominatore invece non dà problemi perché non può mai annullarsi, è una somma di alla x e 1. L'altro problema sicuro è il fatto che questa funzione è definita fino a più infinito, e quindi avremo, diciamo, una situazione probabilmente di questo tipo. Certo, se la funzione a più infinito invece di tendere a 0 tendesse a più infinito o a un valore costante tipo 1, lì non ci sarebbero problemi, la funzione, l'integrale sicuramente non convergerebbe, però la situazione più critica quale potrebbe essere? Che qui converge a 0, bisogna vedere con che velocità, e qui magari, diciamo, senz'altro converge a più infinito, e anche lì bisogna vedere con che velocità ci converge. Se queste velocità sono giuste, allora l'area in questa zona sarà finita, l'area da un certo punto in poi sarà finita. Quello che accade in mezzo, siccome a noi non interessa l'integrale, il numero che viene fuori, qui in mezzo la funzione continua potrebbe essere la più bizzarra che volete, ma se è una funzione continua, comunque l'integrale qui verrà un numero finito. Qui in discussione c'è solo la risposta alla domanda se un numero è finito o no, va bene? Quindi i problemi saranno verso più infinito, per stimare questa cosa qui, perché c'è questo lato infinito, e vicino a zero perché c'è questa altezza invece che può andare a più infinito. Che cosa possiamo utilizzare per fare queste stime? Possiamo utilizzare il confronto asintotico, esattamente come per le serie, certo, invece di parlare di successione si parla di funzione, ma il ragionamento è lo stesso. Come possiamo enunciarlo in generale? Allora, supponiamo di avere una funzione, un integrale da capire se questa integrale è finita o meno.
Come sì, come per le serie, questo confronto asintotico si applica solo se il segno della f non cambia, quindi supponiamo che f di x sia maggiore o uguale di 0 nell'intervallo. E poi supponiamo che la funzione f sia continua in a b chiuso. Questo cosa vuol dire? È una maniera per specificare che su uno degli estremi questa funzione ha un problema, non è magari definita in quel punto e magari in quel punto può tendere a più infinito, va bene? Quindi per separare un po' le difficoltà, diciamo che su questo estremo qui ha la funzione potrebbe avere dei problemi. Quindi scrivo aperto in A e chiuso in B per specificare che nel punto A la funzione non è continua, perché se fosse continua anche lì questa integrale sarebbe sicuramente convergente. Allora, questa è la funzione da capire se l'integrale converge o meno. Poi supponiamo che, siccome tutto dipende dal comportamento vicino ad A, che cosa facciamo? Prendiamo un'altra funzione g di x, anche questa supponiamo, siccome dovremmo fare il rapporto, supponiamo che sia strettamente positiva, e consideriamo questo rapporto qua, f di x su g di x. Dove mi interessa? È il punto A, il punto incriminato, quindi x che tende ad A più, va bene? Perché A più? Perché l'intervallo prende l'estremo A e quello che sta a destra del punto A, va bene? Quindi non mi interessa sapere cosa succede a sinistra, a destra e a sinistra. Allora, supponiamo che questo limite venga fuori L e che L sia un numero compreso tra 0 e più infinito. Questi non sono tutti i casi possibili, ovviamente potrebbe essere anche 0 o potrebbe essere più infinito, ma quelli non darebbero l'equivalenza asintotica. Se viene un numero compreso, che cosa vuol dire? Allora, questo abbiamo detto che questa scrittura qui significa che f di x è asintoticamente equivalente a L per gx, va bene? Ok? E questa equivalenza va sempre scritto per x che tende ad A più, perché a noi interessa il comportamento della funzione vicino a quel punto lì. Quando scrivete questo simbolo dovete dire rispetto a che punto stai facendo questa equivalenza? Rispetto al punto A più, perché tutto il pericolo è che qui la funzione, non essendo definita, dia un contributo nell'integrale più infinito, va bene? Allora, che cosa dice il confronto asintotico? Anche per le serie qual è il problema? Io ti do un integrale, va bene? Poi tu hai un po' di risultati che ti ho dato, quindi questa funzione qui sarà uno dei risultati che vi ho dato. Il problema è fare paragone tra una cosa che sai e una cosa che non sai. Qual è questo ponte per fare questo collegamento? È l'equivalenza. Allora, quindi, se avete che questa integrale qui converge, va bene? Se avete l'equivalenza, allora avete questa enunciata, che questo converge se e solo se anche se solo se anche quest'altro converge. Quindi per rispondere a questa domanda per la funzione f, una volta che avete stabilito questo legame, potete rispondere direttamente per la funzione g, tanto il risultato è lo stesso. Per la funzione g che tipo di funzione avremo qui? Le funzioni che abbiamo studiato l'altra volta, 1 su x alla alfa o 1 su x alla alfa per logaritmo di x alla beta, queste funzioni qui, esattamente come per le serie. Solo che per le serie il problema era solo quando sommavi verso più infinito. Qui i problemi possono essere sia verso più infinito sia nel finito, ma il tipo di approccio è esattamente lo stesso. Allora, vediamo in questo caso. Allora, qui in questo caso, qui in mezzo non accade nulla, Poi faremo degli esempi dove anche ci sono dei problemi in mezzo, ma basta analizzare i problemi uno alla volta e poi mettere insieme le condizioni che possono venire fuori. Allora, qui i problemi sono in 0 e a più infinito. Allora uno cosa fa? Non deve risolvere nessuna integrale. Questo, se volete, una volta che avete capito come si utilizza questo strumento, diventa tutto un problema di analisi 1, perché diventa un problema di capire quando due funzioni sono equivalenti. Poi applichi questo teorema, che è un risultato nuovo sull'integrale. Allora, quindi, una volta stabilito che 0 più infinito sono i punti da controllare, allora fate l'analisi asintotica separatamente. Allora scrivete, per x che tende a 0 più, che cosa succede? La funzione f di x, questa funzione complicata, come si può semplificare se a noi interessa il comportamento vicino a 0 più? Allora, si può semplificare in questo modo, non state a riscrivere tutta la funzione. La prima volta scrivete f di x perché questo è l'argomento dell'integrale. E poi cominciate le semplificazioni. Allora,
Cosa dovete individuare? Dovete individuare gli eventuali infiniti e infinitesimi. Quelli sono i termini che vi decidono se l'integrale è convergente vicino a 0. Quindi, per esempio, quando x tende a 0, il denominatore a che cosa tende? Tende a 2, va bene? E 2 non è un infinitesimo, è un numero, va bene? E questo non crea nessun problema, e quindi uno scrive 2. Quando x tende a 0 e la x meno 1, a che cosa tende? Questo tende a 0, non posso scrivere 0. Se scrivessi qui 0, varrebbe la funzione. Fino a questo punto varrebbe fino alla funzione 0 e forse potrebbe anche andare bene, ma quando poi lo sostituisco anche qua viene più infinito. Insomma, quando faccio il reciproco viene più infinito, vengono fuori delle forme indeterminate. Non bisogna, nell'equivalenza asintotica, permettere che vengano fuori queste forme indeterminate. Quando vengono fuori, bisogna mettere un po' più di dettagli. E alla x meno 1 va a 0 come x. E questa informazione è più che sufficiente, perché non ci sono altre sottrazioni. Qui sono prodotti, vedete, bisogna guardare i fattori. Questo è un fattore, questo è un fattore, quest'altro è un fattore. In questo fattore c'è una differenza, quindi va considerato che cosa accade nell'annullamento dei primi due termini. Hai la x, lo sviluppo inizia con 1, 1 lo sviluppo c'ha solo 1, quelli vanno via. Non potete limitarvi solo a questa analisi, dovete prendere anche il termine successivo a la x. Non potete permettere che vada via tutto, perché sennò perdete tutta l'informazione. E alla x meno 1 va a 0 come x, e quindi vuol dire che questo infinitesimo qui per voi è x vicino a 0, va bene? Non vi interessa sapere esattamente che viene fuori e alla x meno 1, a voi interessa sapere con che velocità, e questa è l'informazione sufficiente. Poi tutto quanto è elevato alla quinta, e questo lo dovete rispettare. Poi qui c'è x alla a, e questo va benissimo così, perché vicino a 0 gli infinitesimi di riferimento sono le potenze di x, questa è già una potenza di x. Qui c'è il logaritmo di 1 più x, anche qui questo è un infinitesimo, quindi va trattato con una certa attenzione, e anche qui bisogna ricordarsi come tende a 0 questo. Qui c'è come unico fattore, c'è questo, non ci sono sottrazioni, non ci sono semplificazioni, quindi potete prendere il primo termine qui è x, e quindi qui ci mettete x, e questo è tutto elevato al quadrato, quindi x quadrato, va bene? Allora, che cosa è successo? Questa funzione e questa sono funzioni diverse. Se voi fate il grafico di questa funzione e di quest'altra, potrebbero essere molto diversi. Che cosa avranno in comune questi due grafici? Avranno in comune che il fatto che vicino a zero hanno più o meno gli stessi valori, hanno una diciamo parentela più stretta vicino a zero, perché a voi interessa il comportamento vicino a zero. Vi siete sbarazzati di tutte altre cose che non servono per concentrarvi su cosa succede in zero. Bene, allora, se qui, diciamo, quando uno fa le semplificazioni, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è arrivare a una delle funzioni che abbiamo studiato l'altra volta, per esempio 1 su x elevato all'alfa. E allora riuniamo sotto tutte le potenze di x, questo coefficiente numerico un mezzo alla quinta, diciamo, non serve a niente, ma ce lo portiamo dietro comunque, perché se facciamo la equivalenza asintotica non si sa mai cosa può accadere. Comunque, se rimane così, non cambierà molto le cose. Qui sotto possiamo riunire tutto e scrivere l'esponente di x, che è a più 2 meno 5. Bene? A più 2 meno 5, e poi c'è questo 1 su 2 alla quinta. I coefficienti numerici che sono qui davanti non servono per la convergenza, va bene? Ma quando fate l'equivalenza asintotica è meglio portarli dietro, va bene? Potete anche, se siete sicuri che non serve a niente, scriverci una C per ricordare che c'è una costante moltiplicativa. Sì, d'accordo? Bene, allora arrivate a questo punto, dovete ricordarvi il risultato di riferimento. La funzione 1 su x alla alfa vicino a 0, quando è che l'integrale è convergente? Quando alfa è minore di 1. Nel finito l'esponente da imporre è alfa minore di 1. Quindi qui alfa è a meno 3 e questo deve essere minore di 1, e quindi vuol dire che la prima condizione è che a sia minore di 4. Va bene? Ok? Quindi, questo a che domanda risponde? La funzione vicina a 0 quando è integrabile? Quando a è minore di 4. Non so ancora cosa succede a queste parti, ma per costringere questa parte qui a essere convergente è necessario che a sia minore di 4.
Quindi se imponiamo a minore di 4, questa parte ormai è convergente. Adesso dobbiamo imporre anche la convergenza di qua. Se sono convergenti in tutti i punti critici, allora l'integrale è convergente. Vediamo a più infinito. Quando fate l'analisi asintotica, siccome tutto dipende dal punto che avete preso in considerazione, non è detto che la funzione che è la stessa in punti diversi abbia la stessa analisi asintotica. Anzi, se voi vi concentrate in un altro punto, l'analisi potrebbe essere molto diversa. E quindi scrivete x che tende a più infinito. Bene? X che tende a più infinito. Allora, guardiamo un po' adesso la funzione. La funzione è questa. E anche qui dobbiamo fare l'analisi asintotica. Allora, cominciamo dalle parti più semplici. La parte più semplice è questo x alla a, senz'altro rimane tale, quindi lo scrivete. Logaritmo di 1 più x quando x tende a più infinito è come dire logaritmo di x. Anche questo è un fattore, non ci sono altre considerazioni da fare. Questo va come logaritmo di x al quadrato. Qui non dovete usare lo sviluppo in 0, perché lo sviluppo in 0 funziona in 0. Bene? Quando x tende a più infinito, questo termine va come logaritmo di x al quadrato. Quando siete vicino a 0, questo va come x quadrato. Bene? Stessa funzione, guardate in punti diversi, dà risultati diversi. Adesso rimane questo fattore qui davanti. Allora, quando x tende a più infinito, va bene? Questo è quanto tende. Allora, è un rapporto. Qui sopra va come a alla x, qui sotto va come a alla x, a più infinito il rapporto tenderà a 1, va bene? 1 elevato alla quinta, 1, va bene? Quindi questa qui, questa parte qua, che diciamo sembra complicata, in realtà è semplicissima, perché quando x tende a più infinito, questo termine tende a 1, questo è fisso, non è che tende a più infinito, se qui ci fosse una x, allora le cose cambierebbero, avremmo una formula indeterminata. Ma qui abbiamo 1 elevato alla 5, va bene? Quello fa 1. Va bene, allora quindi i termini sono questi, la funzione togliendo il superfluo per quanto riguarda x che tende a più infinito è questa qua. Bisogna ricordarsi adesso il risultato per la convergenza di questo tipo di funzioni non vicino a 0, ma a più infinito. Più infinito bisogna guardare a. E bisogna imporre che a sia maggiore di 1. Non solo, poi c'è una condizione, quello che accade quando a è uguale a 1. Allora c'è un brusio troppo alto. Quando a è uguale a 1. E quando a è uguale a 1, bisogna imporre che l'esponente del logaritmo di x sia maggiore di 1. Questo è 2, 2 è maggiore di 1. Quindi non solo quando a è maggiore di 1, ma anche quando è uguale a 1 va bene. Quindi a maggiore o uguale di 1. Va bene? Maggiore di 1 non ti interessa sapere se c'è un logaritmo anche esponente elevato. Vuoi vedere il caso è uguale a 1? Beh, allora devi controllare cosa succede all'esponente logaritmo di x. Se quello è maggiore di 1, ok, allora anche 1 va bene. E quindi questa è un'altra condizione. Che condizione è questa? Allora, se tu vuoi la convergenza più infinito, devi imporre che a sia maggiore o uguale di 1. Se vuoi la convergenza su tutto l'intervallo che ti ho chiesto, devi imporre entrambe le condizioni. Quindi la condizione finale per la convergenza è a minore di 4 e a maggiore o uguale di 1. Quindi qui potete scrivere converge per a appartenente all'intervallo 1, 4, escluso. Va bene? Tra tutti gli a appartenente a R, questa integrale converge su questo intervallo qui. Ok? Allora, proviamo a fare un altro esempio. Vediamo questo. Radice cubica di x, qui c'è un seno di x alla a. L'intervallo è 0 pi greco, bene? Chiede quando è integrabile su questo intervallo. Anche in questo esempio, controllate per favore su tutto l'intervallo di integrazione se ci sono dei problemi, va bene?
Adesso qui i problemi sono in 0 perché c'è questo dominatore, e poi in tutti i punti in cui si annulla il seno. I punti in cui si annulla il seno sono i multipli interi di pi greco, quindi anche pi greco è un problema. Bene? Quindi anche in questo caso guardiamo gli estremi, poi facciamo una leggera modifica di questo esercizio per farvi vedere anche cosa succede quando c'è un punto interno che non va bene. Ok, allora una volta, quindi per svolgere l'esercizio fate una piccola osservazione all'inizio per dire, siccome il dominio è così così così, i punti da controllare sono, e fate l'elenco dei punti che bisogna controllare, e poi fate l'analisi asintotica nei singoli punti. Quindi qui bisogna controllare in 0 e più infinito, controllare in 0 più, anzi, e pi greco meno, va bene? A destra di 0, a sinistra di pi greco. Perché magari il comportamento a destra potrebbe essere diverso, e a voi il comportamento a destra non vi interessa nulla, perché l'integrale arriva fino a pi greco. Allora, cominciamo con 0. Allora, scrivete x che tende a 0 più. Questo scrivetelo perché vi deve ricordare che non potete fare l'approssimazione asintotica se prima non fissate il punto. Se no rischiate di confondervi e quando prendete il seno di x dite questo si sostituisce sempre con x. No, dipende. Se te lo fai in 0 viene x, se lo fai in pi greco viene un'altra cosa. Allora, andiamo per x che tende a 0. Allora, per x che tende a 0 prendiamo la funzione f di x, intendo l'argomento dell'integrale. Qui facciamo questo segnetto, Il segnetto ci dice qualche cosa equivalente. Prendiamo questa differenza, una differenza che abbiamo visto tante volte, e questa va come un mezzo x quadro. Va come un mezzo x quadro. Poi c'è questo denominatore, la radice cubica di x, scriviamo direttamente x al un terzo, tanto prevediamo che dovremmo fare un conto con gli esponenti, e poi c'è il seno di x, e qui andiamo tranquilli, in 0 possiamo mettere x alla a. Va bene? Quindi abbiamo sostituito le singole funzioni con i corrispondenti sviluppi nel punto che abbiamo scelto. Bene, adesso facciamo il calcolo, l'un mezzo lo scriviamo e poi invece ci interessiamo all'esponente di x. E qui verrà x alla a più un terzo meno 2. Bene? Allora, a più un terzo meno 2. Allora, scriviamo a più un terzo meno 2, questo sarebbe l'alfa, Questo deve essere minore di 1, perché siamo vicino nel finito, siamo vicino a 0, l'esponente va in posto minore di 1. E quindi quanto viene? Viene, allora, questa, possiamo portare tutto da quest'altra parte, viene a minore di 3 meno 1 terzo, che fa 8 terzi. Bene? Quindi la prima condizione per la convergenza vicina a 0 è che a deve essere minore di 8 terzi. Adesso vediamo il pi greco. Allora, le persone che spiegano a quello a fianco devono stare zitte, perché se uno spiega quello a fianco, l'altro spiega quello a fianco, ci capisco, va bene? Fate dopo, adesso seguite, perché per stare dietro al passaggio precedente vi perdete quelli successivi. Vediamo per quello che succede per x che tende a pi greco meno. Allora, la funzione è f di x. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Allora, il numeratore è 1 meno coseno di x. Allora uno prova a vedere il limite per x che tende a pi greco. Per x che tende a pi greco il coseno tende a meno 1, quindi il numeratore tende a 2. E quindi 2 va benissimo, anzi è un problema di meno. Meno infinitesimi ci sono, meno problemi ci sono. Il denominatore in pi greco a quanto tende? Allora, radice cubica di x, x tende a pi greco, tende a radice cubica di pi greco. Non mi interessa sapere quanto fa, l'importante è individuare le costanti. Va bene? E tenete traccia di queste cose qua, in maniera tale che capisco che quello l'avete eliminato perché viene fuori una costante, va bene? Non è un problema.
rimane seno di x, quando x tende a pi greco il seno di x tende a 0, quindi questa cosa qui va in qualche modo sostituita con l'infinitesimo corrispondente. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna vedere lo sviluppo del seno di x in pi greco. Ma diciamo, allora, seno di x, diciamo lo sviluppo del seno di x in pi greco. Allora, in pi greco fa 0. E poi il secondo termine è la derivata del seno di x, che è il coseno di x. Il coseno di x in pi greco fa meno 1, quindi qua ci mettete un meno 1. E poi cosa ci dovete moltiplicare? Per l'infinitesimo che stiamo considerando. Stiamo andando a x che tende a pi greco, quindi qua bisogna metterci x meno pi greco. Va bene, poi bisognerebbe metterci più o piccolo di x meno pi greco, ma per agevolare un po' la scrittura, se non ci sono tantissimi termini a tenere conto, qui è il primo, potete anche togliere lo piccolo e mettere la tilde per dire quello che resta lo so che non servirà a niente. Quindi... Bene, allora mettiamo questo qui dentro, quindi qua viene pi greco meno x alla... No? Qui c'è pi greco meno x elevato alla a. Bene? Ecco, qui l'unica cosa da fare attenzione è la seguente. Qui potrebbe essere anche scritto o pi greco meno x o x meno pi greco. Cos'è che è importante? L'importante è che questa roba qui sia positiva, perché poi la elevata alla a. Quando avete un numero e lo elevate a un numero reale, dovete essere sicuri che quel numero là è positivo, perché non potete fare un numero negativo elevato alla radice di 2. Non si può fare. Quindi qua la posizione, se è scritto pi greco meno x o x meno pi greco, è l'unica attenzione da tenere presente, è che sarà qua essere positiva. Poi per il calcolo per vedere quando converge, quello che ci interesserà è questo, va bene? Ma qui come scrittura si scrive pi greco meno x in maniera tale che quello deve essere positivo. Bene. E comunque viene anche da qui. Insomma. Però magari i teoremi io me li ho dati con x meno pi greco, è la stessa identica cosa. Bene, anzi alle volte metto valore assoluto proprio perché non c'è questa differenza. Una volta stabilito che lì vicino ha un segno costante o positivo, se è elevato la a, va bene, prendiamo positivo, poi mi serve l'esponente. Allora, quando abbiamo guardato qui, abbiamo imposto che l'esponente deve essere minore di 1, va bene? L'esponente è minore di 1. Se adesso lo guardiamo in pi greco, l'esponente come deve essere? Ancora minore di 1. Perché? Perché il fatto che qui io l'abbia enunciato per x uguale a 0, va bene? Lo stesso enunciato che ho dato l'altra volta, va bene anche se traslate, va bene? Perché state considerando un'area. Se l'area invece di vederla in 0, vicino a 0, vedete vicino a pi greco, non cambia niente, va bene? È una traslazione finita, va bene? Con più infinito è un altro discorso, perché traslare a più infinito non è un'operazione, diciamo, normale. Tu puoi traslare con un numero finito, va bene? Quindi a pi greco va benissimo, qui è tutto in pi greco, il termine è questo qui ci deve essere l'infinitesimo, la condizione sull'esponente è esattamente la stessa che per 0. Quindi qua bisogna imporre che cosa? Che a deve essere minore di 1 per avere la convergenza. A minore di 1. Ok? Ecco, allora, adesso prima avevamo 8 terzi, no? Adesso abbiamo A minore di 1. Adesso qual è la condizione? Ovviamente devono essere vere entrambe le condizioni. In questo caso sono due condizioni che A deve essere minore di qualcosa, si prende la condizione più forte. Perché? Perché devono essere vere entrambe le cose, deve essere convergente in tutti i due punti dove le cose possono andare male. Quindi 8 terzi è più grande di 1, quindi la condizione più stretta è questa. Quindi la convergenza complessiva di questa integrale, questa converge se e solo se abbiamo detto a minore di 1. Bene, il motivo per cui è stata tolta questa condizione è perché è più debole di quell'altra che è stata scritta lì. Bene? Ok. Allora, quindi questo è l'esercizio, trovate anche lo svolgimento sulle dispense come esempio. Se volete fare un esercizio che è una leggera variante di questo, che cosa potete fare? Allora, potete fare così. Invece di chiedervi questa funzione su questo intervallo che cosa succede, possiamo vedere anche su 0, 2 pi greco. Bene?
Allora, se uno dà un esercizio di questo tipo, deve essere anche sicuro che, siccome c'è sempre questo problema di elevare un numero negativo da A, allora uno qui ci introduce anche un valore assoluto in maniera tale che non abbia dei problemi, perché quando sta tra pi greco e 2 pi greco il seno è negativo e quindi non si può fare il seno elevato. Però non è un problema, bene? Se l'integrale sta sopra l'asse x o sotto l'asse x, basta solo ricordarsi che c'è questa differenza, ma poi le considerazioni da fare sono esattamente le stesse, va bene? Quindi questo è un ulteriore esercizio che potete fare. Notate che se uno lo dà in questa maniera, va bene, non deve guardare solo in 0 e 2 pi greco. Quando deve guardare l'integrale, quando converge di questo, deve guardare il dominio e guardare rispetto all'intervallo dove ci sono i problemi. Allora, uno guarda il denominatore, se nulla è in 0, se nulla è in pi greco, se nulla anche in 2 pi greco. Quindi qui i punti da controllare sono 0, pi greco e anche 2 pi greco. Bene. In 0 pi greco l'analisi l'abbiamo fatta ed è identica a quella che abbiamo fatto di questa funzione qua. E in 2 pi greco ve la fate e provate a vedere che cosa succede. Va bene? Poi mettete insieme le tre condizioni che vi verranno fuori, perché deve essere convergente sia qui vicino e anche qui, per essere convergente dappertutto. Bene? Quindi rispetto all'esercizio precedente dovete ancora fare analisi in 2 pi greco. Se viene un'altra condizione, va bene? Potrebbe anche venire nessuna condizione, cioè vuol dire che va bene qualunque A, allora il risultato sarà quello di prima. Se viene una condizione più restrittiva, vabbè, allora bisognerà mettere A minore di un altro valore. Va bene, poi faremo comunque degli esercizi anche di questo. Ecco, sulla parte di, diciamo, teoria di queste cose c'è ancora un'osservazione da fare, perché tutte queste cose che ho detto fino a questo momento vanno bene se il segno della funzione vicino al punto, diciamo così, pericoloso è di segno costante, può essere positivo, può essere negativo, non può cambiare segno infinite volte vicino al punto che state considerando. Questo è paragonabile al problema che avevamo per le serie. Per le serie abbiamo dovuto distinguere quando i termini sono positivi, succedono delle cose. Quando i termini cambiano segno continuamente, la situazione è diversa. Bene, la situazione è diversa. Avevamo il criterio di Leibniz e il criterio della convergenza assoluta. Qui l'unico criterio che mi interessa spiegarvi è il criterio della convergenza assoluta. Non c'è anche un analogo di Leibniz, faccio solo un esempio per farvi capire come potrebbe essere applicato, ma diciamo l'unico criterio se il segno cambia è la convergenza assoluta. Che cosa dice questo criterio? È il criterio, come l'ho scritto qui, dice la seguente cosa. Allora, se voi avete su un intervallo, potrebbe essere anche un intervallo illimitato, potrebbe essere anche b più infinito, bene. E avete che la funzione valore assoluto converge, quindi quello che nelle serie era quello che vi ho spiegato, un po' il caso peggiore possibile, allora anche l'integrale normale senza valore assoluto, dove magari qui i segni possono cambiare, converge. Va bene? Facciamo un esempio che così vedete l'applicazione. Allora, per esempio, se io devo vedere che cosa accade a questa integrale qua, mettiamo da 1 a più infinito. Solo il valore assoluto di tutta la funzione. Sì, solo il valore. Se qui ci metti il valore assoluto, se questa funzione qui converge, qui avete tutti gli strumenti dell'analisi asintotica, se questo converge, allora anche questo senza valore assoluto converge. Va bene? Vediamo l'esempio che così capite cosa sto parlando. Allora, qual è il problema? Il problema è questa funzione qui non posso fare l'analisi asintotica, va bene? Perché non posso fare? Perché non è definita positiva su 1 più infinito. Come è fatta questa funzione qui? Questa funzione qui è la funzione seno modulata da x quadro. Allora, x quadro è l'iperbole, cioè un'iperbole, una cosa che assomiglia all'iperbole, va così, questo è x quadro. Questo è meno 1 su x quadro e poi in 0 facciamo da 1 in poi, va bene? Perché non interessa da 1 in poi. Allora, che cosa accade qua? Allora, qui diciamo i valori potranno essere così. Allora, fare questa integrale qui che cosa vuol dire? Vorrebbe dire fai quest'area qui, questa considera col più, poi somma questa col meno, questa verrà considerata col meno, questa col più.
questa col più. Nel caso possibile, eliminiamo le compensazioni. Supponiamo di ribaltare anche queste parti, no? E sommiamo tutte le aree, va bene? Andiamo proprio il caso peggiore possibile. Perché peggiore? Perché qui con la compensazione qualche aggiustamento ci può essere. Quando sommate tutto col positivo, è più probabile che questa roba qui non sia convergente. Sommate più cose dello stesso segno. Allora, vediamo un po', quindi il teorema mi dice se tu riesci a dimostrare che questo converge, allora convergerà pure questo, va bene? Allora, anche qui, diciamo, hai aggiunto il valore assoluto, c'è il seno, non c'è speranza di trovare la primitiva. Facciamo un confronto. Allora, questa funzione qui, è vero che cambia segno continuamente, è vero che questo problema è eliminato con il valore assoluto, ma se voglio proseguire, qui devo fare una stima di questi valori, e questi valori sono, anche se sono difficili da controllare, sono limitati, sono minore o uguale di 1. Quindi questa integrale qua è minore o uguale di quello che ottenete sostituendo nell'argomento una funzione che è più grande di questa, punto punto. Questa funzione qua, stabilito un x, questo valore qua è più grande di questo. Quest'area qui, che state diciamo valutando, sta sotto il grafico di questa qui, va bene? E questa qui, questa converge, 1 sui squadro con esponente maggiore di 1, quindi questa converge. Potrei anche calcolare quanto fa, ma non mi interessa, voglio solo sapere se converge o meno. Questa converge, e per criterio della convergenza assoluta, anche questo deve convergere, va bene? Un ragionamento esattamente simile al caso delle serie, va bene? Per il criterio di Leibniz, ve l'ho detto, non vi faccio, diciamo, l'analogo, però quale sarebbe la situazione in cui Leibniz per le serie ci andava bene e anzi era una cosa necessaria perché non riuscivamo ad applicare la convergenza assoluta? Perché se questo esempio lo modificate, invece di metterci x quadro, ci mettete x, la situazione graficamente sembra la stessa, va bene? Qui fate delle considerazioni molto simili e arrivate a questo punto qua, però questo non è convergente. Va bene, questo va a infinito, e se avete stimato che sarà qui è minore di infinito, capite, non avete fatto molti passi avanti. L'integrale, se è minore è minore o uguale di più infinito, potrebbe essere qualunque cosa. Quindi questo non è convergente, quindi non potete applicare questo teorema qua, perché questo teorema va solo in questa direzione, non vi dice un'equivalenza come prima, dice se questo converge allora se non riuscite a dimostrare che questo converge dovreste arrangiarvi con considerazioni su questi aree qui. Come mai qui invece la convergenza, come si può dimostrare, c'è, anche se in questo modo non riesco a dimostrarla? Perché con uno sforzo ulteriore uno cosa potrebbe fare? Ma questa è una serie, va bene? È vero che è un integrale, ma quando io sommo i vari contributi, sto sommando una successione. Sommo questo numero, l'area di questo, che potrebbe essere a 1, poi tolgo a 2, poi sommo a 3, poi mi sottraggo a 4, è una serie, è una serie. E per dimostrare che converge che cosa dovrei fare? Dovresti dimostrare che questi numeri che tu sommi e sottrai devono convergere a zero in maniera decrescente. E questo si vede anche un po' graficamente, perché convergono a zero, certo, vanno sempre più stretti, ciascuno di questi pezzettini qui tende a zero. Converge in maniera decrescente, questo magari è un po' più complicato da far vedere, ma si fa vedere anche questo, perché la base resta sempre la stessa. Qual è la base? Questi qua sono tutti distanti pi greco, no? Questa funzione qua, quando è che si annulla? Sui valori dove si annulla pi greco, dove si annulla il seno, quindi nel multiplo di pi greco, quindi qui ci sarà pi greco, qui 2 pi greco, qui 3 pi greco, eccetera. Quindi se tu vuoi valutare quest'area, non vuoi valutare esattamente, ma vuoi dimostrare che questa qui è minore di questa, insomma la stessa base, qua l'altezza è un po' più bassa, con un ragionamento un po' più raffinato dimostri che quest'area è minore di questa, quindi questi termini convergono a zero decrescente, sono alternati, quindi come vedete non c'è separazione tra integrali e serie, va bene? E diciamo così, per raccontare gli argomenti, uno dà una struttura in questo modo, ma c'è una strettissima relazione ed è importante vedere queste analogie, perché vedere le cose a compartimenti stagni è un suicidio, va bene? Va bene, allora quindi questo mi interessa la convergenza assoluta, e poi come vedete se uno dovesse risolvere il problema della convergenza di questo, se volesse farlo, gli strumenti ce l'avrebbe, perché basterebbe fare un semplice ragionamento su queste aree e ricondurlo a una serie di tipo Leibniz. Va bene, allora quindi questi sono gli argomenti sugli integrali, quindi c'è una parte per
diciamo, calcolare le primitive, poi c'è una parte invece sulla convergenza o meno di integrali improprie. Vediamo un po' di esercizi vari. Allora, proviamo il primo. Allora, quando vedete un esercizio, cercate di leggere bene cosa vi chiede l'esercizio, perché se voi andate di fretta, il pericolo qual è? Primo, che sbagliate l'interpretazione dell'esercizio. Secondo, che fate anche cose che l'esercizio non vi chiede, va bene? Non fate di più di quello che viene richiesto. Poi limitatevi a fare quello che uno vi chiede, va bene? Perché può darsi che quello che voi pensate di poter fare in più, potrebbe essere un danno invece di essere un vantaggio, perché magari le cose in più che vi chiedete voi magari non sono accessibili per gli strumenti che abbiamo. Bene. Allora, qui chiede una primitiva, vedete, se magari lo scrive anche l'esercizio, ma se non ci sono le estreme integrazioni, questo vuol dire trova tutte le primitive di questa funzione qui, va bene? Allora, qui cosa bisogna fare? Allora, non ci sono delle regole da seguire per calcolare le primitive, va bene? L'unica cosa da tenere presente è che avete questi strumenti che è la sostituzione, integrazione per parti, e forse un'altra cosa da tenere presente è che se la funzione che voi ottenete dopo la trasformazione è una funzione razionale, allora lì le cose probabilmente andranno bene, perché appunto per la funzione razionale vi ho detto esattamente come l'algoritmo in tutti i casi, ecco lì c'è un metodo da seguire, ma altrimenti metodi non ce ne stanno, non è che sono io che non me li racconto, non ce ne sono proprio. Quindi uno può, quando sfoglia un po' i libri sugli integrali, trova se la funzione è di un certo tipo fai questo, se è una funzione di un certo altro tipo devi fare quest'altro, eccetera. Quando uno si trova in una situazione così, che basta cambiare un termine della funzione perché il metodo cambi, io non parlerei di un metodo generale, va bene? Quindi quello che bisogna fare è vedere un po' di esempi che vedo io, e quelli che io vi darò all'esame sono cose che hanno a che fare con quelle cose che abbiamo fatto, va bene? Perché se uno dovesse prevedere qualunque tipo di integrale, insomma, sarebbe un po' complicato, ma non è su queste cose che io intendo appunto valutare, non è che vi faccio le sorprese tutti i momenti. Allora, qui diciamo, quando vede una funzione di questo tipo, questa non è una funzione razionale. È vero che è, diciamo, un rapporto, ma non è una funzione razionale. La funzione razionale è quando c'è un rapporto di polinomi, va bene? Cioè, riconoscere polinomi, questo non è un polinomio, c'è la radice, non è un polinomio. Quindi come si fa? E beh, allora elimina sta radice, va bene? Sta radice dà fastidio, la devi togliere di mezzo. E una possibilità può essere quella, non è detto che vada bene, però uno ci prova, è quella di sostituire la parte che non va bene con un'altra variabile e vede un po' quello che viene fuori, va bene? Allora, quando uno fa la sostituzione, ok, allora prima scrive sotto che sostituzione intende fare e poi si preoccupa di sostituire tutti i termini qui dentro. Allora, quindi qui viene 1 su t più t quadro, e poi nel dx che cosa ci devo mettere? Allora devo stare attento, allora devo anche ricavare la x da qui, quindi t quadro uguale a x, va bene? Attenzione, qui quando voi scrivete questo, qui non c'è valore assoluto di mezzo, perché quando voi scrivete questo, sottendete che state all'interno del dominio della funzione, quindi x è maggiore o uguale a 0, però non puoi fare manco la radice. Quindi se x è maggiore o uguale a 0, va bene scrivere questo, x è veramente uguale a t quadro. E allora se x è uguale a t quadro, arrivi qua e ci scrive al posto di x qui dentro t quadro, va bene? Allora, questo fatto che io nel differenziale ci metto le funzioni, va bene, forse non è una cosa che piace a tutti, lo faccio semplicemente perché credo che sia una maniera semplice per svolgere questo tipo di esercizi, perché vi permette di, diciamo, evitare tutta una serie di passaggi che dovreste fare a parte, ma se a uno non piace questo modo di fare, va benissimo, basta che qui, però, se vuole sostituire questa qui, la x, qui cosa dovrebbe fare?
dovrebbe passare al differenziale, quindi passare al differenziale vuol dire fare le derivate, e quando ha svolto la derivata ci deve mettere anche il de corrispondente, quindi quando deriva t quadro viene 2t dt, non semplicemente 2t. E quando deriva il dx viene 1 per dx, quindi dx. E allora dovrebbe prendere poi questo e sostituirlo al posto di dx e troverebbe 2t dt. Ma se fate così è la stessa identica cosa, perché quando poi dovete, diciamo, così scaricare il differenziale, lo sapete qual è il movimento. Se voi fate uscire la funzione differenziale, vuol dire dovete farlo uscire applicandogli la derivata, va bene? E quindi qui viene 1 su t più t quadro, la derivata di t quadro è 2t e quindi scrivete 2t del t. Come vedete il passaggio dà lo stesso identico risultato, va bene? Quindi se a voi vi torna meglio fare questa cosa qui, non vi piace, volete fare un altro modo, va benissimo. A me interessa solo che il metodo che applichiate sia corretto e che il risultato si spera che venga anche giusto, va bene? Ma diciamo il procedimento corretto, poi se ci sono degli errori valuterò io che tipo di errore sono, va bene? Ma diciamo, non è che vi chiedo di farlo in un certo modo, potete fare come vi pare. Allora, ok, allora qui siamo ancora all'esercizio 1. Va bene, allora qui cosa possiamo fare? Possiamo semplificare, il 2 lo possiamo portare fuori, e a questo punto possiamo fare la primitiva di questo. Allora attenzione, quando anche qui faccio la primitiva, io spesso dico adesso nel differenziale aggiungiamo una costante. Che cosa è sottinteso in questi passaggi? Che cosa voglio eliminare? Allora, tradizionalmente uno dovrebbe fare così. Allora, siccome la primitiva di 1 su x è il logaritmo di valore assoluto di x, va bene? Allora uno che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fare la sostituzione, no? Al posto di 1 più t, che ne so, metterci y. Va bene? E poi scrivere questo 1 su y, poi qui y passare differenziale e dire che del t è uguale a dy, dovrebbe scrivere così, e poi dovrebbe fare logaritmo del valore assoluto di y più costante, poi dovrebbe tornare alla sua brava variabile e quindi scrivere questo, va bene? Se volesse fare tutti i passaggi, a me di fare tanti passaggi, va bene? Se ho uno strumento che mi permette di abbreviare, io sono più contento, vabbè, non è che l'esercizio è significativo più passaggi ci sono, anzi. Quindi in questo caso io direi questo: nel differenziale ci aggiungi le costanti che ti pare, perché? Perché è tutto dal punto di vista differenziale è equivalente, va bene? Che quando portati fuori t più 1, devi derivare t più 1, sempre 1 viene fuori. Quindi se volete dt e dt più costante è la stessa identica cosa. Allora, se faccio così posso utilizzare direttamente questo risultato, perché questo risultato qui in realtà nasconde una piccola cosa che però è importante. Quando voi applicate le tabelle delle primitive non dovete accontentarvi di guardare la funzione che c'è qua, dovete guardare il rapporto che c'è tra la funzione che sta qui rispetto alla variabile che sta qua. Va bene? Quindi quando integrate questo vi dà il logaritmo assoluto di x se qui c'è 1 su x e se qui c'è x. Nelle tabelle non viene riportato perché di solito c'è sempre x, ma non è detto che sia sempre così. Per esempio in questa situazione qua, va bene? Questo è uguale a questo, benissimo, allora questo viene direttamente due volte il logaritmo di 1 più t, qui c'era anche un 2 che non ho riportato. Comunque viene fuori questo più la costante, ce la puoi anche mettere qua. Ecco, adesso io non ho fatto questa sostituzione perché già una l'ho dovuta fare, e più sostituzioni fate, più variabili voi scrivete sul vostro foglio, e più è difficile poi tornare indietro. Quindi adesso io ne ho fatta una sola di significativa, quindi alla fine ci metto la radice di x. E quindi questo è il risultato finale. Il risultato finale chiedeva una primitiva della funzione di partenza, scusate, una primitiva, le primitive, quindi tutto quanto più la costante.
questo. Allora, no, x all'ottava per logaritmo di x. Allora, dunque, in questa situazione qui, quando cominciate ad avere prodotti di funzioni, diciamo, per applicare la soluzione o l'integrazione per parti, bisogna decidere di integrare uno dei fattori. Va bene? La scelta dei fattori da integrare, anche qui non c'è un metodo per scegliere quale scegliere, insomma, quindi può darsi che uno debba fare più di un tentativo. L'importante è che quando fa i passaggi sia critico rispetto ai passaggi. Quando fa un passaggio, uno deve cercare di prevedere se quella strada che sta scegliendo ha delle possibilità oppure no, deve accorgersi in tempo, va bene? Perché riempire pagine di conti di cose anche corrette ma non arrivare a nessuna parte è come non fare nulla, va bene? Come non fare nulla, è la stessa identica giudizio che uno può dare. Devi essere in grado non solo di fare passaggi meccanici in una direzione, ma essere critico e capire se è il caso di cambiare passaggio, va bene, cambiare tipo di atteggiamento. Allora, qui si potrebbe sia integrare il logaritmo che il polinomio, perché anche il logaritmo abbiamo visto la primitiva, va bene, è un po' complicata, non è nelle tabelle, ma è una cosa che si può fare. Però se dovete fare un tentativo, cominciate col tentativo più semplice, quindi cominciate con integrare il polinomio, che è la cosa più facile da integrare. Quindi qui, per applicare l'integrazione per parti, molti cominciano a dire, allora questa è la funzione, questa invece deve essere la derivata della funzione, poi quando deve scrivere qui, ho visto, va bene, non è che questa cosa che dico non è basata sull'esperienza, lo vedo, va bene, le persone si confondono, questa deve essere derivata di qualcosa, poi quando applicano la formula si sbagliano, va bene, la applicano male, va bene. Allora, per evitare questo problema, vi dico, volete diciamo considerare questa come la derivata di qualcosa? Allora, senza scrivere da nessuna parte, la pigli e la metti nel differenziale e la integri, va bene? Allora, prendiamo l'x alla 8 e lo portiamo qui dentro e viene il logaritmo di x, ed è l'integrale di x alla 8 è x alla nona noni, va bene? Esattamente la stessa cosa che dire questo, che questo termine qui è la derivata di x alla nona non, va bene, la stessa identica cosa. È solo una maniera per tenere separate le due funzioni e ricordarsi il ruolo delle due funzioni, che è diverso, va bene, se fate questa scelta. Adesso applicate l'integrazione per parti. L'integrazione per parti è più facile ricordarsela se uno dice funzione de funzione è uguale al prodotto delle due funzioni meno l'integrale uguale a questo, solo devi invertire il ruolo dei due termini. Allora, quindi logaritmo di x per x alla nona noni meno x alla nona noni del logaritmo. Ah, c'è qualcuno che sta pregando in prospettiva può pregare dopo, tanto egli è sempre presente e ti ascolta. Allora, va bene, adesso che è stata fatta l'operazione, adesso che è stata girata la difficoltà di ricordarsi bene come si applica l'integrazione per parti, adesso continuate. Questo logaritmo qui dentro ovviamente è scomodo, si riporterà fuori facendo la derivata. Bene, questa parte qui ormai è fatta, egli non è d'accordo, gli piaceva il fatto gli piaceva questo fatto che tu lo pregassi, no, non dovrebbe essere arrabbiato. Logaritmo di x, la derivata è 1 su x,
so che non sta pregando, però è una maniera così per far ridere quelli che mi stanno ascoltare. La persona che sta pregando non ride perché non sente la battuta, non gli piace. Allora, che cosa è successo? Quando abbiamo portato fuori il logaritmo era una funzione antipatica qui, perché diciamo il problema è, se fosse tutto un polinomio sarebbe semplice, c'è un logaritmo, questa operazione qui, diciamo, siccome poi permette di derivare il logaritmo, mi trasforma tutto in un polinomio, quindi la magia è, questo logaritmo è scomparso, bene, è rimasto solo un polinomio, e quindi questo adesso lo integri normalmente, qui viene x alla 8, e quando integri, quindi qua viene x alla nona, logaritmo di x, e quando integri x alla 8 viene meno 1, quindi verrà un altro 9, quindi 81 x alla 9. Va bene? Allora, visto che siete, diciamo, abbastanza caldi, no? Che vedo che queste cose appunto sono sciocchezze. Allora passiamo a qualcosa di più, diciamo, un po' più spinto. Spinto, non è una parola. Però no, questo è troppo spinto. Ah, questo va bene. Questo è il momento adatto per farlo. Arcoseno di 3x limite che tende a 0 1 di A qua. No, questo è giusto. Allora, vediamo se riesco a guadagnare la vostra attenzione. Con un esercizio che magari tanti libri non trovate. Allora, sì, perché non è un esercizio sull'integrale, quindi è un po' camuffato. Allora, che cosa bisogna sapere per svolgere questo esercizio? Qui bisogna sapere l'enunciato del teorema fondamentale di calcolo integrale. Voi sapete che ormai è di moda, diciamo, non chiedere più la cosiddetta teoria, no? Però appunto se uno ci si mette un po' di impegno può fare esercizi dove questa teoria salta fuori, va bene, non è che non ci vuole molto, perché la teoria serve, non è che è una cosa buttata lì. Allora, di che cosa si tratta? Allora, la funzione arcoseno, che volendo si potrebbe forse anche integrare, va bene, ma in realtà questo esercizio, se lo fate come adesso ve lo spiego, in realtà non dovete fare nessuna integrazione, va bene? Dovete solo ricordarvi che la funzione che vi dà l'integrale da 0 a t quadro di questa funzione qua, che non so, appunto coseno di 3x, che ne so, potrebbe essere una cosa così, questo è 0, questo è t quadro, sono le prime cose che abbiamo visto, no? La funzione area o funzione integrale che vi dà un numero al variare del parametro t, va bene? È una funzione continua, quindi questa non c'è nessun integrale improprio. Questo esempio è una funzione continua, quindi al variare di t questa roba qua vi dà un numero, e magari uno potrebbe perdere del tempo per trovare la primitiva, va bene? Magari è anche possibile per la funzione che vi do, alle volte proprio non si può, ma potrebbe essere, diciamo, sono ancora più cattivo se vi do una cosa che si può integrare, va bene? Perché vi induco su una strada che in realtà è più lunga, va bene? Se non si può fare, uno la strada non la prova neanche. Allora, ma in realtà non occorre fare la primitiva. Adesso vi spiego perché. Allora, quando variate t, quest'area varia con continuità. È una cosa che abbiamo detto all'inizio, quando vi facevo tanti disegnetti con gli integrali, era che quando t è uguale a 0, quest'area è 0, va bene? Perché vuol dire fare l'area da 0 a 0 in una funzione continua, non c'è punti dove la funzione va più infinita. Quindi questa roba qua è un infinitesimo, va bene? Lo moltiplicate per 1 su t alla quarta. Lo so che è una moltiplicazione che in realtà è un rapporto, va bene? Questo qui è, diciamo così, il numeratore che tende a 0, questo è il denominatore che anche lui tende a 0, va
Bene, quindi anche se è scritto come una moltiplicazione, è questo diviso questo, rapporto di infinitesimi. È un limite, va bene? È un limite rapporto di infinitesimi. L'unica particolarità è che la funzione qui sopra c'è diventa un integrato. Beh, non c'è, altrimenti è sempre il confronto tra due infinitesimi. Allora, che cosa uno fa? Allora, uno dice, ma io la primitiva dell'arco seno non occorre che io la trovi esplicitamente, va bene? Però la teoria mi dice che questa funzione esiste, cioè, allora diciamo che la primitiva, che una primitiva di arcoseno di 3x, supponiamo che sia f di t, va bene? Questa è una primitiva. Se io avessi questa primitiva per calcolare l'integrale tra 0 e t quadro, cosa dovrei fare? Dovrei applicare il teorema fondamentale di calcolo integrale. Se io sapessi la primitiva per calcolare questa integrale, cosa dovrei fare? Allora, qui scriviamo i termini del discorso. Dovrei fare f di t quadro meno f di 0, no? Se io la sapessi, sta benedetta primitiva, farei così, no? Farei così. Va bene? Se sapessi la primitiva di arcoseno di 3x, una volta che faccio la primitiva, sostituisco l'estremo, poi sottraggo l'altro estremo. Ma quando avete un rapporto di infinitesimi, ed è un limite, va bene, anche se è una cosa, diciamo così, della prima parte di analisi, che cosa potete applicare? Potete applicare dell'Hopital, va bene? Le preghiere diventano più intense. ma in realtà questa cosa di, perché poi diciamo magari in questo caso c'è sempre la strada alternativa di trovarla sta funzione, va bene? Ma non è necessario, con dell'Hopital viene tutto molto semplice. A voi vi piaceva tanto dell'Hopital, io vi scoraggiavo a usarlo, mo vi dico di usarlo e vi arrabbiate. Adesso è il momento di usarlo, diciamo così, a palla. Allora, facciamo la derivata. Allora, dell'Hopital cosa dice? Dell'Hopital lo posso applicare quando ho un limite di un rapporto di infinitesimi. Quali sono questi due infinitesimi? Questo e questo. Allora, applica dell'Hopital al numeratore e al denominatore. Anche se non ci faccio una linea di frazione così bella grossa con sottoscritto t alla quarta, identifica i due termini. Allora, applichiamo dell'Hopital. Allora, dell'Hopital mi dice, guarda, invece di fare questo limite, prova a fare quest'altro, che chissà, forse va meglio. Derivata del denominatore, t alla quarta, derivato 4 volte t alla terza. Deriviamo questo. Qua la teoria degli integrali però bisogna saperlo. Comunque deriviamo intanto. Allora, derivata di questo è f' di t quadro per 2t. Derivata di funzione composta. Derivata di f grande che, attenzione, non so quant'è, però se lo sapessi dovrei impostare questo calcolo qui. Poi magari vediamo se sta f grande, bisogna trovare. Provo questo, derivata di f di 0, quant'è? È 0, non perché c'è 0 qui, ma perché questa qui è una costante, no? Quando derivo una costante, sto derivando rispetto a t, no? Derivo una costante, 0. E quindi qui ci mettiamo, non so, meno 0. Va bene? Ma adesso che cosa devo sapere? Devo sapere qual è il collegamento tra la primitiva e la funzione. Che quando derivo la primitiva, ottengo la funzione. La primitiva è l'antiderivata della funzione. Quindi questa qui a questo punto, capisco che cosa? Che questa f grande non era il caso, però non c'è nessun motivo per trovarla, perché tanto devo fare la derivata. E quando faccio la derivata, io lo so già quant'è la derivata, è questa qua, arco seno di, e quindi bisogna metterci arco seno di 3. Adesso la variabile è x e qui la variabile è t quadro, e quindi ci metti qua t quadro, devi rispettare le variabili, per 2t diviso 4t al cubo. Bene? Attenzione, ripeto, c'era un integrale, va bene? Dopo aver capito che c'è una formula indeterminata 0 su 0, perché se non c'è una formula indeterminata Hopital non lo potete applicare, c'è una formula indeterminata 0 su 0, benissimo, allora per agevolare i calcoli, per non fare errori, vi consiglio, scrivete con f grande questa famigerata primitiva che nessuno vi chiede di trovare, la scrivete, applicate Hopital, fate la derivata,
Quando derivate la primitiva, ricordatevi il teorema. Derivata della primitiva vi dà la funzione di partenza. E quindi dovete anche utilizzare l'alto seno. Adesso, arrivati a questo punto, siamo, diciamo così, a cavallo. 4t al cubo, insomma, adesso c'è l'arcoseno. L'arcoseno come si approssima in 0? Noi stiamo valutando in 0, 3t quadro tende a 0. L'arcoseno va come l'argomento, esattamente come il seno, come la tangente, in 0 va come l'argomento. Quindi qua viene 3t quadro per 2t. Ok, adesso semplifichiamo quello che si può semplificare, t quadro e t cubo va via, ma sì, anche questo, 1 su 2 e viene fuori 3 mezzi, va bene? 3 mezzi senza fare nessun integrale. Allora uno dice, non è un esercizio sull'integrale? Sì, è un esercizio sull'integrale, perché che cosa bisogna sapere per fare questo procedimento? Bisogna sapere il calcolo fondamentale, il teorema fondamentale del calcolo integrale, è la definizione di primitiva. Bene, due cose che non avrò mai occasione di chiedervi personalmente, però ve l'ho scritto, ve lo ricevere. Vediamo questo, vediamo un altro simile a questo. Allora, vediamo questo. Ha deciso che allora, t tende a 0, 1 su t al cubo integrale t di quadro seno al quadrato di 2x dx. Allora, dunque, questo è leggermente diverso da quello di prima, perché? Perché nell'esercizio prima la funzione integrale, questa si chiama funzione integrale perché è un'integrale, però c'è anche una variabile che cambia, t e t quadro. Adesso la variabile però non compare solo in uno degli estremi, compare su entrambi gli estremi. Bene, quindi quando valutate quest'area sono entrambi gli estremi che si spostano, uno con t quadro e uno con t, va bene? Però il procedimento è esattamente lo stesso, perché si passa attraverso la primitiva senza calcolarla esplicitamente. Allora, si dice, scriviamo qui sotto, la primitiva di seno al quadrato di 2x, chiamiamola f. Ecco, se vi disturba tenere separate le variabili t e x, qui potete anche scrivere f di x, no? Non è questo importante. L'importante è che quando sceglietele poi la variabile, quando la applicate nel contesto, usate quella giusta, va bene? Allora, potete anche dire, siccome questa è una variabile x, anche questa scrivo f di x, ma poi quando nell'integrale ci sarà f di t, sostituite la variabile. La variabile da usare dipende dal contesto, non è in assoluto. Allora, prima fase, applichiamo il teorema fondamentale del calcolo integrale. Se io so la primitiva, so calcolare questa integrale. Questa integrale è la differenza di due valori. La differenza di questi due valori è f di t quadro meno f grande di t, e qui il t cubo ce lo mettiamo al denominatore. Attenzione, qui in questi primi esempi è anche chiara la struttura del rapporto, questo è il numeratore e questo è il denominatore. In altre situazioni, in altri esercizi potrebbe anche essere un po' più complicato, non so, qui c'è un'altra funzione. Sta a voi scegliere qual è il numeratore e qual è il denominatore. Se voi scrivete qui per esempio un'altra funzione, seno di t, va bene? Adesso lo cambio leggermente solo per farvi vedere questa cosa. Se qui ci mettete seno di t, non è che obbligatoriamente il numeratore è questo, va bene? Non è questo obbligatoriamente il numeratore. Perché? Perché se il numeratore è questo, va bene, se il numeratore che scegliete voi è questo, quando voi farete la, diciamo, la traduzione con la primitiva, che cosa succederà? Qui ci mettete un seno di t, no? Fate il seno di t, no? Se metto qui anche un seno di t e identificate questo tutto quanto come numeratore, allora con questa primitiva scrivete così. Quando poi farete la derivata, se per voi questo è tutto il numeratore, cosa accade?
Quando farete la derivata, dovete fare la derivata di questo prodotto. Calcolare oppure è estremamente laboriosa, ma chi te lo fa fare? Quindi l'obiettivo, capire l'esercizio, non vuol dire fare tanti esercizi simili, vuol dire devi capire che qui per funzionare sta cosa deve averci solo l'integrale sopra, perché sennò quando derivi, se hai altre funzioni devi fare la derivata del prodotto, lo sai benissimo che la derivata del prodotto, cioè la derivata di un fattore, ma c'è anche quel fattore non derivato, lo sai, no? Si può dire che è una cosa che non ti ho mai chiesto, lo sai, e allora non lo fare. Quindi questo pezzo, se qui c'è della roba, consideratela tutta come denominatore. Le frazioni, il numeratore e il denominatore non è identificato. Potete prendere e spostare le cose, rispettando le operazioni che ci sono. Dividere per t cubo seno di t vuol dire moltiplicare per seno di t su t cubo. Vabbè, ma in questo esercizio non c'è questo, però poi magari capiterà che faremo un esercizio di questo tipo. Tenete presente questa considerazione. Adesso facciamo esercizi con complicazioni crescenti. Allora, arriviamo a questo punto qua. Benissimo, adesso, come prima, la cosa importante è identificare la forma indeterminata. Quando t tende a 0, qui c'è una forma indeterminata. Se qui non la vedo, vediamo se la vedo qua. La forma indeterminata devo identificarla il passo prima di applicare dell'Hopital, se no non posso applicarlo. Quando t tende a 0, che cosa succede a questa roba qua? Devo sapere della teoria. La teoria mi dice che la primitiva è una funzione continua. Quando t tende a 0, questo tenderà a f di 0. Ti serve sapere quanto fa? Aspetta. Quando t tende a 0, questo tende a f di 0. Quando t tende a 0, questo tende a f di 0. Anche qualunque valore sia f di 0, questo verrà 0. Quindi è una formula indeterminata. Bene? E qui ci vuole la teoria per applicare perché ti venga. Non è che io pretendo che tu mi scriva questa cosa, ma quando ti verrà in mente di applicare questa cosa, la verifica la dovrai fare, perché la volta che non hai verificato questa proprietà, applicherai dell'Hopital e io ti dirò non, l'hai applicato male, perché non hai verificato che era 0 su 0. Quindi non è che è una cosa che io ti dico di controllare perché per farmi piacere a me, è per te, perché se non la controlli poi applichi una cosa sbagliata e poi viene tutto sbagliato. Allora, qui è veramente una forma indeterminata, allora possiamo applicare Hopital. Allora, applichiamo Hopital e a questo punto l'integrale scompare. Allora, applichiamo la derivata, anche qui sulle derivate, qui sotto c'è 3t quadro, va bene? Ricordatevi, derivata è la funzione composta. Quando derivate questo, viene f' di t quadro, ma va anche 2. Bene, tantissimi si dimenticano questo, dicono la derivata di sta roba qui è solo f' t quadro. No, devi derivare rispetto a t, non rispetto a t quadro. Derivare rispetto a t vuol dire fai la derivata e poi moltiplica anche per la funzione più interna, quindi per 2t. Derivata di questo, prima lì c'era una costante, adesso non c'è una costante, qui non c'è f di un numero, qui c'è f di t. Io sto derivando rispetto a t e quindi t cambia, quindi devo derivare anche quello. Meno f' di t, va bene? Va bene, adesso abbiamo applicato Hopital e il servizietto che ci fa Hopital è fondamentale perché ci permette di dire sta f grande ti è servita per fare i passaggi, ma non è necessario sapere che formula abbia. In molti passaggi in matematica, anzi, provare le cose esplicitamente è un suicidio, va bene? Per quello bisogna avere un po' di praticità con il formalismo. Non sai come si chiama, non sai trovare quella funzione, dagli intanto un nome, vedi un po' se tu la sapessi quella funzione che cosa ci puoi fare, poi se è veramente necessario la calcoli, ma se poi vedi che non serve a niente, ha fatto la sua brava funzione, il suo lavoro l'ha fatto, ma non è stato necessario calcolarlo. Allora, derivata della primitiva, questa abbiamo chiamato la primitiva di questa, l'abbiamo chiamata così, quindi la sua derivata deve dare questo. Seno al quadrato di 2x, va bene? Sto 2 qua conta qui dentro, già, non bisogna fare altre aggiunte. Va bene, allora mettiamo qui dentro, allora qua viene seno al quadrato, perché la funzione è al quadrato, di 2 volte la variabile t quadro. Qui bisogna essere, sostituire le cose uguali, va bene? Le cose corrispondenti. C'è, sarebbe seno al quadrato di 2x, x è t quadro? Allora tu qui dentro ci metti t quadro, bene? Al posto di x. Poi c'è la moltiplicazione per 2t meno
derivata prima, questa qui è seno sempre al quadrato di 2x, però la variabile qui al posto di x c'è t, e quindi tu ci metti 3t quadro, bene? L'integrale non c'è più e al prossimo passaggio finisce l'esercizio. Perché? Perché adesso stiamo facendo il limite per t che tende a 0. Vero, qui c'è una differenza del quadrato del seno, ma vicino a 0 sapete benissimo che questo va come 2t quadro, e quindi questo verrà 2t quadro al quadrato per 2t meno il quadrato di questo, che è 4t quadro. Eh? Questi seni vicino a 0, per fortuna siamo in 0, scompaccia, va via il seno, si approssima tutto. Questo seno quadrato vuol dire seno di 2t elevato al quadrato, quindi sarebbe 2t al quadrato, 4t quadro, questo qui viene qui. E quanto fa questo limite? Qui bisogna ricordarsi le primissime cose. Qui che ordine, che grado verrà? Verrà 5. Va bene? Questo è 2, gli infinitesimi, quello che conta di più, quelli più lenti. Quindi tra questo e questo, questo si butta, questo va come t alla quinta, questo va come t al quadrato, questo va bene. Quindi quello che rimane è il rapporto tra questo e quindi qua il termine principale è questo qua, qua il termine principale è questo, tutto diventa, possiamo eliminare questo passaggio, il limite del rapporto che è meno 4 terzi. Bene? Dunque, un'osservazione: quando uno trova questo risultato, no? Trova il risultato, torna un attimo indietro e si chiede: è realistico questo risultato? Meno 4 terzi. Qui ha fatto un limite, vediamo un po', questo è positivo, no? Seno al quadrato di 2x è positivo, com'è possibile che questo integrale sia venuto negativo? Perché questo limite è venuto negativo? Ho fatto il limite di quantità positive e sono venuto negativo. Come si fa? Cos'è che ha deciso il segno? Com'è? Non è che dovete stare zitti solo quando faccio domande difficili. Fatto che l'integrale è definito in un intervallo. Allora, l'integrale è definito in questo intervallo, ma questo ancora non dice, certo, è l'intervallo il punto da guardare. Che cos'ha di strano sull'intervallo? Perché è venuto negativo? Che per t che tende a 0, t è maggiore di t al quadrato. Bravissimo, perché quando t tende a 0, perché questi molti sono ancora convinti che appunto tra t e t quadro qual è il più grande, no? Qual è il più grande? Se t è maggiore di 1 succede una cosa, se t è minore di 1 succede un'altra cosa. Non è che questo è più grande di questo, è più piccolo di questo. Quando t è minore di 1, t al quadrato è più piccolo di t. Quindi qua stiamo facendo un integrale, sì, di cose positive, ma me lo fai di estremo più grande all'estremo più piccolo, per quello c'è questo cambio di segno, va bene? Quindi viene meno 4 terzi, semplicemente perché quando t tende a 0 fai l'integrale nella direzione opposta, lo fai da t a t quadro, no? Perché t quadro vicino a 0 è più piccolo di t, va bene? Quindi il motivo del segno è questo, ma nell'esercizio, forse a un orale, ma nell'esercizio non vi chiedo come mai viene negativo, va bene? Però certo, un orale per vedere se ci acchiappi, per dire. Allora, facciamo ancora questo, lo impostiamo, poi basta. Aspetta. Allora, nei compiti ci possono essere tanti tipi di esercizi. C'è una parte di esercizi, diciamo così, tra virgolette, standard, va bene? Standard vuol dire che ne ho fatto uno praticamente uguale, quindi di saperlo di fare. Ci sono altri esercizi che magari nel tempo ogni tanto compaiono, magari non ci sono i precedenti e uno rimane spiazzato, ma se te lo do, va bene, vuol dire che sei capace di farlo. E molto spesso la cosa strana che ti do coinvolge, cioè, è anche quella con meno calcoli possibili, però ti chiedo un ragionamento.
E quella può essere la difficoltà. Allora, in questo caso, che cosa sta scritto? Qui c'è una funzione, la funzione integrale non è una funzione solita, non è che mi sta chiedendo di calcolare l'integrale del coseno di x, va bene? In realtà è più semplice, perché anche se è una funzione che appare complicata, tu la sai fare, va bene? La sai fare. Con quello che hai studiato, analisi 1, 2, alle elementari, c'hai l'argomento per farlo, va bene? Allora, che cos'è sta roba qua? Questo, intanto, vediamo questa funzione qua. 3 meno valore assoluto di x meno 3, sembra di tornare al precorso, no? 3 meno valore assoluto di x meno 3. La sai disegnare questa funzione? E allora disegniamola. Allora, la funzione valore assoluto di x meno 3, direi che è questa, no? Ormai dovreste aver capito che quando vario la variabile, la traslo, va bene, varia questo punto qui. Quando poi aggiungo, tolgo, cambio di segno, va bene, questa roba si ribalta, questo non è che ormai è roba fatta, archiviata, no? Visto che la sai, la puoi utilizzare, va bene? Questa qui è questa funzione, poi la alzi di 3, e quindi, vabbè, la alzi di 3 e varrà una cosa così. Allora, quindi questo è 3, va bene? Poi questo punto qui quanto sarà? Questo è 0, allora non dice lo 0 come l'hai beccato. Puoi anche buttarti, va bene? Può essere anche, però poi fai la verifica, no? È 0, allora secondo te è 0? Metti qua dentro 0 e vedi se ti viene 0, come, no? 0 sulle x, 0 sulle y. Sì, è 0, va bene? Questo qua con te? Questa è la funzione, questa funzione qua. Ah, questa non è la funzione integrale. Già così, l'integrale cosa ti sta chiedendo? Di calcolare l'area da 1 a 6. Quindi, da 1 a 6, quindi ti sta chiedendo quest'area qui, va bene? Non è un triangolo, ma insomma, diciamo, poco ci manca, va bene? Quindi, casomai poi pensate un po' come potrebbe essere poi continuato l'esercizio. Però la zona di cui dobbiamo calcolare l'area è una area geometrica semplice. Va bene? Non è ancora questa, c'è ancora un dettaglio. Il minimo tra questo e 2. Che cosa vuol dire? Quando io faccio il minimo tra due funzioni graficamente, non è che bisogna aver studiato tantissimo per aver capito questa cosa. Che è una definizione. Se tu hai una funzione così e una funzione cos'ha, qual è il minimo tra le due? Non è che devi cercare il minimo di questa e il minimo di questa e fare il minimo dei minimi. No, vuol dire farlo punto per punto e prendere la funzione più bassa che c'è. Quindi, per esempio, se le due funzioni sono queste, tra qui e qui il minimo è questo qua, poi è questo, poi è questo e poi è questo. Questo è il minimo tra le due funzioni. Che profondità di concetti ci sono qui dentro? Nullo. A sapere interpretare quello che c'è scritto, va bene? Allora qui bisogna, quindi questa roba qui ti dice sta funzione me la tagli in 2, va bene? Sta roba qua vuol dire che non puoi superare 2. Questa funzione qua, che qui quanto farà? 3, perché basta sostituire, qui vale 3, e quindi vuol dire che la devi tagliare in 2, quindi vuol dire, non in 2 nel senso in 2 così, a 2 prendi e tagli e butti via questo. Va bene? Quindi è un trapezio, dunque avevo fatto proprio da 1 a 6, sì. Va bene? Quindi l'area da calcolare è questa qui. Adesso a questo punto, va bene? Potete farla anche calcolando le primitive, ma capite che per calcolare le primitive dovreste discomporre qui, prendere una funzione, poi qui fare una funzione costante, poi qui un'altra funzione. Se tu fai un disegno e riconosci che devi fare quest'area, poi se quest'area me la calcoli con le cose che hai imparato alle elementari, a me va benissimo, anzi dimostra di essere anche furbo. E quindi a questo punto l'esercizio si fa prendendo i vari pezzi e calcolando l'area esplicitamente, perché riconosci geometricamente quello che ti ho chiesto e non ti incapponisci a cercare le primitive di questa funzione qua. Quindi se tu trovi l'interpretazione più semplice di quello che ti ho chiesto e me lo riconduci a una cosa più elementare possibile, dimostri di aver capito e quindi ti becchi un punteggio pieno e risparmi un sacco di tempo. Se tu cominci a fare un sacco di calcoli, va bene?
Allora, ci vediamo domani.